Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Prima di far salire qua i supereroi, voglio dire qualcosa sul battesimo. Vorrei, se fosse possibile, proiettare Matteo 28, il grande mandato. Noi non stiamo facendo qualcosa così di nostra iniziativa. I battesimi sono uno di quei argomenti controversi. Non so se a voi è mai capitato che ti facciano la domanda fatidica: ma che differenza c'è fra il cattolicesimo e tu che sei evangelista? Te l'hanno mai fatta questa domanda? Ecco, questo è uno dei temi che ci pone in una, come dire, divergenza di idee e di visione. Noi non crediamo nel battesimo ministrato ai bambini, perché crediamo che una persona debba scegliere consapevolmente di seguire Gesù. Poi, fra l'altro, in Matteo 3,6 c'è scritto che Giovanni battezzava e coloro si ravvedevano dai loro peccati. Tu hai mai provato a dire a un neonato ravvediti? Proviamo con un neonato qui, vediamo che faccia fa. Perché non si può ravvedere, lui non ha coscienza di peccato, non è consapevole, non ha tutte le facoltà sviluppate. Se tu togli una ringhiera dal balconcino e lasci un bambino piccolo, molto probabilmente lo troverai giù dal balconcino, perché non ha tutte le facoltà sviluppate e quindi non può fare una scelta, non si può ravvedere da nessun peccato. Qualcuno dirà: ma noi battezzandolo gli togliamo il peccato originale. Ecco, se un battesimo è utile a togliere il peccato originale, la mia domanda è: Gesù, cosa è venuto a fare sulla croce? Se un battesimo nelle acque poteva schivare la croce da Gesù, io penso che Gesù se la sarebbe risparmiato molto volentieri. Noi crediamo che il battesimo non ti può togliere il peccato originale, ma il peccato originale lo toglie Gesù, perché è l'unico che è morto in croce. Quindi noi stiamo adempiendo il grande mandato che c'è scritto in Matteo 28, 19, 20, che dice così: andate dunque e fate miei discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi per tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi noi oggi stiamo adempiendo al grande mandato. Facciamo un grande applauso ai battezzandi, che invito a venire qui sul palco. Facciamo un grande applauso. Più forte. C'è grande festa nel cielo oggi, c'è una grandissima festa per loro. Adesso noi ascolteremo le loro testimonianze, perché il battesimo è il frutto di un'esperienza già vissuta e che prende forma in questa giornata con questa scelta. Quindi ascolteremo ognuno di loro raccontarci brevemente la loro testimonianza, edificherà la nostra fede. Io ogni volta che ci sono i battesimi ricordo quando mi sono battezzato io, è stato uno dei giorni più belli della mia vita da cristiano. Il giorno in cui ho scelto pubblicamente di dire: Gesù, io ti seguo, è stato un giorno fantastico. Quindi adesso ascolteremo loro e partiamo da breve presentazione, come ti chiami, e poi vai con la tua testimonianza. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Stefano, ho 18 anni e sono nato in una famiglia cristiana e fin da piccolo sono andato in chiesa per tutta la mia vita, e facendomi più grande mi iniziai ad allontanare da Dio verso l'età di 13-14 anni. Iniziai a dire che non avevo voglia, che adesso è troppo presto, e questa cosa ha portato una grande tristezza, diciamo, nella mia vita. C'erano giorni in cui mi chiudevo nella mia stanzetta e piangevo, oppure non volevo parlare con nessuno, ed ero molto triste. Questa cosa
si è portato avanti per tanti anni, fino all'età dei miei 18, e fino a quando un giorno mia madre mi dice: io ti ho iscritto agli House Conference e tu ci vai. E ho detto: oh, va bene, non c'è problema, diciamo. Comunque vengo alla Youth Conference, dove faccio un'esperienza veramente forte con Dio, dove mi sentivo di aver perso veramente tanto tempo, e quindi ho deciso di battezzarmi per fare una scelta, perché appunto sentivo di aver perso veramente veramente troppo tempo. Buongiorno. Allora, io mi chiamo José, ho 19 anni e io vengo dal Venezuela. Io sono cresciuto in una famiglia cristiana, i miei genitori sono cristiani, da quando io ho coscienza siamo sempre stati cristiani. Però quando io mi sono trasferito qua, io mi sono allontanato un po' da Dio, e anche vengo dalla Sicilia, anche sono arrivato poco fa a Milano, e quindi io mi sono allontanato un po' da Dio per il fatto che sentivo che Dio mi aveva abbandonato completamente. A me, perché non mi sentivo a posto a scuola, perché non mi parlava nessuno, perché non sapevo parlare, e anche perché sentivo che Dio aveva abbandonato completamente il mio paese. Così mi sentivo così abbandonato che sono diventato ateo per quasi 4 anni della mia vita. Sapevo dell'esistenza da Dio, ma lo odiavo completamente, non volevo sapere nulla da Dio, lo rinnegavo, cioè non volevo sapere niente, prendevo in giro i cristiani. E ovviamente sono pentito. Però i miei genitori sempre dicevano: vieni in chiesa, vieni in chiesa, vieni in chiesa. Io dicevo: no. Ma mia sorella Maria mi ha detto: devi venire nella conferenza. Io ho detto: io non ci vado per niente, perché costa troppi soldi. Però mi hanno obbligato così tanto che sono venuto a Milano e mi hanno pagato la conferenza e tutto. E il secondo giorno, quando hanno parlato che non c'entrava niente, stavano parlando del traffico di Bibbie e tutto quanto, lui ha detto una cosa che non c'entrava niente con quello che stava parlando, ha detto: se tu vuoi Dio nella tua vita, apri la tua porta. E io ho detto: vabbè, apriamo sta porta. Ho aperto la porta, ve l'ho detto: dai, apriamo sta porta, così non ho detto niente, ho detto: Dio, ti apro la porta. Sono stato in quella parte a piangere per 4 ore, tutta la gente se n'è andata e io ancora stavo piangendo. Ho avuto una conversazione con Dio. E poi niente, sono tornato dalla Sicilia piangendo, perché non volevo tornare, perché sentivo che dovevo stare qui, e poi sono venuto e sono trasferito e abiterò qua. Ciao Chiesa, buongiorno, sono Maria Vittoria e se sono qui su questo palco è perché mi voglio battezzare per testimoniare con un segno in acqua che il mio nome è scritto in cielo. Sono nata e cresciuta nella Chiesa Cattolica con un cattolicesimo severo e integrale, però quello che mi mancava, io pensavo di essere veramente cristiana, però mancava l'intimità con Gesù, mancava il cuore caldo di Gesù. C'era solo il rito, la religiosità, tanto che se ora ripenso alla mia vita da cattolica, tante volte mi capitava di chiudermi nella mia stanzetta, nella mia cameretta, malinconica, un po' triste. Sì, fuori con gli amici amavo farli ridere, io amo molto far divertire i miei amici, però poi avevo questi momenti di chiusura, di malinconia. E ora, da cristiana che vive nella relazione, la mia cameretta è diventata il luogo delle battaglie che si vincono nel nome di Gesù. Racconto come è avvenuta la mia conversione. Un giorno di luglio ricevo una brutta notizia, una di quelle brutte notizie che cadono sulle spalle. Così torno a casa e decido di guadagnare il terrazzo per alzare gli occhi al cielo.
e gridare Abba, Padre. In quel momento io ho sentito la sua risposta, ho sentito la sua carezza, la sua voce. Sono qui. L'ho riconosciuta quella voce, perché già mi aveva parlato anni prima, io avevo 12 anni la prima volta, quando sentii che lui mi disse, Mia, io ti amo. E oggi io credo che Gesù voglia dire a ciascuno di noi, Mia, io ti amo, mio, io ti amo. Però ritorniamo a quel giorno di luglio, ero sul terrazzo, sento il calore di Dio e dico, ci sei. Così mi volto e vedo il tavolo che era sul terrazzo, che per un gioco di concavità raccoglieva dell'acqua piovana del giorno prima. Io non mi curo del fatto che quella fosse acqua piovana, ho visto solo che rifletteva il cielo e con quell'acqua mi sono bagnata il capo. Sapevo che il Signore era lì, anche se quella brutta notizia mi aveva fatta a pezzi. Dopo 3 giorni, in un modo totalmente assurdo, direi sovrannaturale, mi trovo in questa chiesa, chiesa Sabaoth, alle ultime 3 ore di quelle 48 di adorazione. E da lì tutto è cambiato. Da quel momento ho abbandonato davvero la religione per abbracciare l'amicizia con Dio, la relazione. E oggi sì, mi voglio battezzare con un segno pubblico per gridare tutto il mio amore in Dio. E ora in quell'acqua che riflette il cielo, mi ci immergerò. Perché il mio battesimo da cattolica non me lo ricordo, io lo vivo come una narrazione che gli altri hanno fatto su di me. Ma ora in prima persona con la persona di Gesù voglio vivermi questo battesimo e vorrò essere io a raccontarlo un giorno a coloro ai quali testimonierò che Gesù è il figlio del Dio vivente e noi siamo la sua chiesa vittoriosa, unita in Lui. Amen. È bello dire ciao chiesa, l'ho sempre sentito dire da pastori, da testimoni che hanno calcato questo palco meraviglioso e adesso dico ciao chiesa pensando che io faccio parte di questa chiesa. È una sensazione bellissima, io vengo da una fede cristiana cattolica integralissima, lei è mia figlia. E lui è mio marito. Eh sì, il Signore ha fatto tris, è fantastico, l'ho detto io così l'applauso l'ho preso io perché loro litigavano per dirlo. Sì, è stato proprio quel sabato di cui parla mia figlia, in cui la brutta notizia era una diagnosi su di me. Di quelle proprio brutte, dopo una risonanza magnetica non me l'aspettavo e arriva. Però premetto che sono arrivata lì con la tristezza di chi per una vita intera ha cercato una relazione intima con Gesù. Pur essendo cattolica ero comunque cristocentrica, sempre lui al centro. Però non ci beccavamo, cioè io lo volevo ma non nel modo giusto, lui si faceva trovare ma io non lo vedevo, qualcosa non funzionava. E questo ha creato nel tempo tristezza e immobilità nella mia vita. C'è stato un momento in cui non riuscivo neanche più a fare progetti, e a me piace fare progetti, mi piace viaggiare, muovermi, immobile. Quindi quella diagnosi mi ha trovato impassibile, rassegnata, ragazzi, rassegnata, una cosa terribile, un tumore al cervello, una cosa terribile. E non è normale che io fossi rassegnata, perché ero sotto l'egida dell'antico nemico, che ti colpisce nella logica. Malattia cosa vuol dire? Malattia vuol dire morte, vuol dire menomazione, vuol dire sofferenza. Qualunque cosa voglia dire è una cosa brutta, la logica ci porta a questo, il nemico lavora sulla logica e quindi io ero rassegnata. Ma la logica del nemico è stata scalzata completamente dalla follia meravigliosa di Dio, sì, lui mi ha fatto delle promesse, in questa chiesa dove degli amici cari
che avevano saputo appunto della diagnosi, mi hanno portata, vedrai, ci sarà una preghiera per te. Non volevo venire, non conoscevo questa realtà recalcitrante, ma sono venuta. E mi ricordo quando ho percorso, anzi no, io ricordo l'ingresso, il sorriso dei ragazzi dell'accoglienza, e come ho detto anche prima, ho riconosciuto i sorrisi veri, perché quelli veri si riconoscono perché sono rari. Ricordo di aver percorso, nello stato in cui ero, questo corridoio metà luglio, e qui davanti mi aspettavano persone che adesso sono il mio cuore, ma che non conoscevo, e si voltavano verso di me come se fosse scritto da qualche parte che a quell'ora, in quel posto, loro mi dovessero aspettare. Mi hanno accolto con le loro preghiere, abbracci, mani sopra il mio capo. È stato meraviglioso, mi sono sentita come un giocatore che fa gol, l'ho detto anche prima, al 90° minuto. È il gol di Gesù, è il gol del Re dei Re. Mi sono sentita così. E da lì ci siamo innamorati di questo rapporto meraviglioso con Dio, che non è solo Dio Padre, ma Padre Dio e Padre Dio. E tutti e tre, presi in questa rete di amore, abbiamo iniziato a frequentare, abbiamo iniziato a godere di queste prediche meravigliose, che spesso sono state il nostro personale Google Maps per ricalcolare il percorso verso il Signore. E poi l'esperienza magnifica nel Life, che è quella che ci ha completamente proprio sbalorditi, Life tenuto dai nostri mentori Peppe e Tiziana, ed era proprio grandi, meravigliosi ragazzi, meravigliosi, cioè non ci sono parole. E in questo Life Tiziana si sentiva in cuore di portare un brano che conteneva per tre parti diverse, cioè si parlava della risurrezione di Lazzaro, che è una cosa che a me appartiene molto nel mio storico. Parlava di Talita Kumi, che spesso sono le parole che io uso nei confronti di mia figlia quando sta poco bene. Uso le parole di Dio per dirle Talita Kum, Talita Kumi, come a volte si dice l'una o l'altra cosa. E mio marito, che aveva ricevuto una grazia immensa, con le parole alzati, la tua fede ti ha salvato. Incredibile come in un unico brano evangelico ci fossero stati toccati questi tre punti della nostra vita. Non è un caso, non è mai un caso quando si parla di lui. E delle sue promesse, dove io dico sempre, getto le mie reti e da lì non mi sposto neanche un millimetro. Oggi sono qui per battezzarmi e sono qui per obbedienza, perché Gesù mi ha parlato e mi ha detto seguimi, e io gli ho detto parlami chiaramente, fai in modo che io non debba interpretare, parla come un bambino piccolo. E lui voleva questo, voleva il battesimo, solo che me l'ha detto tre giorni fa e io ho cercato con tutte le mie forze di dire magari aprile, no? No, era così. Il mio mentore Tiziana è stata intransigente nella sua lungimiranza e nell'opera del Signore, che veramente non si risparmia. E quindi sono qui per camminare da qui in poi con Lui, guardandolo in viso, perché Lui è la luce, come girasoli si girano verso il sole. Se poi ci sarà qualche ostacolo davanti, mi avvertirà, mi dirà oh, attenta, però verso di Lui. Grazie Chiesa. Sono Davide, ciao a tutti. Allora, io sarò conciso perché non sono abituato a parlare in pubblico. Allora, parlerò un attimino della solitudine. Diciamo soltanto che se soltanto 6 mesi fa mi avessero detto di essere qua sul palco di fronte a tanta gente, avrei detto, ma voi siete pazzi, io non ci sarò mai, mai ci sarò. Ma perché questo qua è una cosa che mi è arrivata dalla vita, che ho condotto. Mi ricordo quando ero giovane, avevo un sacco di amicizie, aperto, cordiale, tutto. Poi ho cominciato a lavorare ed è finito tutto. Perché ho girato l'Italia, un anno qua, un anno là, ho perso le amicizie, ho cominciato a rimanere da solo. E poi ovviamente la solitudine ti porta veramente anno dopo anno
a chiuderti sempre di più anche verso gli altri e a entrare dentro una spirale buia. Una spirale buia che poi porti anche a casa. Non è facile dirlo e raccontarlo, ma anche chi mi conosce anche adesso, perché io sto ovviamente sto facendo dei passi avanti verso questa chiusura che ho. Chi è che mi conosce lo sa, che sono abbastanza chiuso, ma ci sto lavorando. E poi mi hanno, ovviamente ho girato l'Italia tranne 3 anni che sono stato in un ufficio. Io quando sono stato in un ufficio al chiuso, lì stavo impazzendo quando mi hanno messo nell'ufficio, perché sono sempre abituato a stare in trasferta. E quindi 3 anni in un ufficio, ho detto, signore, io qua se non riesco impazzisco. E allora ho cominciato a pregare, sono 3 anni di preghiere. E dopo 3 anni, come ha detto anche mia moglie, dopo 3 anni mi è uscito una volta che pregavo davanti a una statua di Gesù, un fogliettino sotto il basamento, lo apro e c'era scritto la tua fede ti ha salvato, alzati. Dopo una settimana ero in trasferta ancora, quindi mi sono salvato dal manicomio, perché era una cosa impossibile. E devo rendere grazie a Dio veramente di questa cosa. E poi dopo anche un miracolo che è stato è andare a Bergamo a lavorare, perché in tutti i posti d'Italia che potevo andare, Gesù aveva un indirizzo che mi doveva dare, mi doveva portare a Bergamo, perché Bergamo era l'unico posto vicino Milano che poteva scegliere. E infatti dopo un po' di anni, attraverso peripezie varie, sono arrivato qua, che non conoscevo. Ho iniziato un percorso, poi adesso apro e chiudo una parentesi, perché ho fatto la start e veramente da lì mi ha cambiato, cioè sono entrato in un modo e sono uscito completamente rivoltato, completamente. Quindi chi è che vuole iniziare questo percorso lo faccia, veramente, è utile. E niente, e quindi adesso mi ha completamente rivoltato, e come dice anche qua, io sono con Dio, io scelgo Dio, scelgo Gesù e mi battezzo. Amen, amen. Io mi chiamo Loris, ho 63 anni. Ero cattolico e non andavo mai in chiesa. Grazie a una persona che ho conosciuto, che mi ha portato qua in chiesa e mi ha insegnato a pregare. Poi dopo io sono stato a San Giuliano Milanese, a Ritiro Star, e lì ho conosciuto il pastore Getuglio, e lì praticamente lui ha pregato per me, ha pregato per il mio cuore, e mi sono sentito veramente libero di tutto, lasciando le spalle il passato. E io adesso, guardo, tremo anche un po', ma è un po' l'emozione. E dopo dopo voglio essere battezzato come discepolo e facendo una nuova vita insieme a Gesù. Allora ragazzi, avete tutte testimonianze bellissime, da questa parte in poi vi chiedo di... Sì, io mi chiamo Priscilla e nulla, non sono nata in una famiglia cristiana, anzi tutt'altro, tipo mia mamma, vabbè, si faceva di crack, mio padre, cioè vabbè, beveva vino come se fosse...
E, sì, scusate, un po' di ansia. E, sì, poi vabbè, all'età di 12 anni sono entrata in comunità appunto proprio per problemi familiari, finché poi negli ultimi 2 anni di comunità ho iniziato a fare i rientri a casa da mia sorella e lei vabbè, mi ha iniziato a portare in chiesa. Io ero, cioè, proprio tipo uno scaricatore di porto, ero contraria alla chiesa. E, solo che poi dopo, quando sono uscita dalla comunità all'età di 18 anni, cioè, nel senso, non potevo più negare l'evidenza del fatto che Dio esistesse, nonostante tutti, cioè, perché ho visto tanti miracoli, o comunque anche tutto il percorso che ha fatto mia sorella, anche quello che stava facendo in me. E da lì ho deciso di, vabbè, accettare Gesù, ed adesso è da 1 anno e mezzo e niente, sono qui. Buongiorno Chiesa, mi chiamo José, vengo dal Venezuela pure e niente, io ho conosciuto Gesù 17 anni fa quando ho conosciuto mia moglie. Non ero frequentatore di nessuna chiesa con lei, anche mi sono sposato in una chiesa cristiana. Niente, la mia esperienza più forte che ho avuto nella mia vita, sono state parecchie, ma una dove ho visto veramente la mano di Dio sopra di me, quando è stato sequestrato 5 ore cattiverio, praticamente in cautiverio dal mio paese, dove la delinquenza è troppo forte. E in quelle 5 ore ho pregato a Dio 5 ore continue veramente, e ho visto che Lui è stato con me lì, sempre vicino. E la seconda già sapevo che era Lui con me anche, e mi ha salvato in quelle 2 occasioni. Veramente ho ringrazio a Lui sempre. Ringrazio a la pastora Maraisa, pastore Andrea, il Life di Corsico, che mi aiutano tutti i giorni. Un bacione a tutti, grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Ciro. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto sono felice che non c'è il pastore Matteo, se no mi sentivo più giudicato. Io frequento questa chiesa da un po' di anni. Per raccontarvi il mio passato dovrei fare un gospel, quindi non ho tempo. Comunque vengo da una vita droga, sesso, rock and roll, finché non ho conosciuto mia moglie Chiara, che è stata la prima ad accettare la sfida e a cercare di salvarmi, la seconda dopo Dio, perché ho rischiato tante volte anche la vita, ma Dio era sempre lì anche se io non lo sapevo. È iniziato il mio percorso, è stato il mio percorso con Dio. Io all'inizio venivo in chiesa solo per far felice Chiara, poi venivo perché mi piaceva il carisma del pastore Roslin, quindi non venivo per Dio. Piano piano Dio sapeva come sono fatto io, quindi io ho bisogno di cose concrete, quindi col tempo, piano piano, ho visto cose concrete, quindi cose che realmente Dio ha fatto nella mia vita e per me, e sto continuando questo percorso. Io volevo solo velocemente ringraziare il pastore Punto, perché è la prima persona che ha pregato per me quando sono entrato in questa chiesa. Volevo ringraziare il pastore Roslin per tutto quello che fa per me e per Chiara, e pastore Samuel, Peppe e Tiziana. Peppe ha un cuore grande, e avendo avuto un passato simile a me è la persona forse sicuramente con cui mi trovo meglio. Ti voglio bene, Peppe. E Dio mette persone nella tua vita per aiutarti ad arrivare dove Lui vuole, e ognuna di queste persone ha messo un semino nel mio cuore che mi sta aiutando ad arrivare. Non dico di essere perfetto ancora, il giusto, la Bibbia dice che cade 7 volte ma si rialza, quindi io ancora cado, ancora sbaglio, ma ora sono qua perché adesso lo voglio e lo credo. Amen. Ciao a tutti, io sono Chiara. Sono un po' emozionata perché per me la persona che è qua alla mia destra è un miracolo ed è la risposta alle mie preghiere.
Comunque, la mia testimonianza è che è da 20 anni che io credo in Dio e sono venuta in questa chiesa. Ho avuto un matrimonio che Dio non voleva, io non ho ascoltato, e sono espressione di Proverbi 26:11 che lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito, e ho mangiato del mio vomito per tanto tempo, però Dio è fedele. Nonostante io non fossi stata più fedele a Lui, ho anche bestemmiato diverse volte, mi sono ubriacata, ho fatto cose che non voglio neanche raccontare, ma potete immaginarvi. Lui è venuto a prendermi prima con un angelo e dopo con delle persone. Da ogni angolo di Milano io mi trovavo sempre qualcuno che mi parlava di Gesù e mi hanno riportato in questa chiesa, e io sono sicura che era un angelo perché nessuno conosce questa persona. E sono tornata 8 anni fa. All'inizio avevo paura del giudizio di Dio, ma poi ho capito che Lui non mi giudicava, che Lui mi attendeva a braccia aperte, che era felice e che Lui, che aveva iniziato un'opera in me, la stava portando a compimento, ancora la sta portando a compimento, ma io sono qua perché oggi gli dico, io oggi scelgo di seguirti veramente e io voglio iniziare il piano che tu hai per me, nel nome di Gesù. Ciao a tutti, sono Giada, ho 22 anni. Ok, allora io sono nata in una famiglia dove mia madre è cristiana da tutta la vita, diciamo, quindi mi ha sempre portata in chiesa, io sono sempre andata con lei, ma ero sempre stata una spettatrice. Ero lì e dicevo, sì, io ci credo, però una cosa, me ne avevano parlato gli altri, però un'altra cosa è quando l'ho conosciuto io. Diciamo che vorrei anche aiutare i giovani, io ho 22 anni, però diciamo che quando una cerca Gesù, alle volte quando ti trovi in una brutta situazione, quando hai bisogno veramente. Nel mio caso io all'età di 12 anni ero ossessionata dallo sport, è una cosa buona per carità, però era secondo me quello che mi caratterizzava. Io ho basato tutta la mia vita, col Covid non l'ho avuto più. E quindi l'altro lato della medaglia, il colmo è stato che mi sono buttata sul cibo. Per me è diventato, era un'ossessione, avevo preso 20 kg in un anno, diciamo che non mi riconoscevo più. A un certo punto lì ho sentito, Giada, ma io ho un proposito per te, io ti ho già conosciuto. Ed è stato proprio così, mi ha risollevata. E quindi quando mi dicono... quando mi dicono Gesù è morto per me, sì, e io oggi voglio vivere per Lui. Amen. Ok, ciao, buongiorno, io sono Rita Victoria, ho 32 anni, io oggi sono qua perché ringrazio Dio per la mia vita, perché riconosco che Dio è il Signore della mia vita. È che non voglio piangere, devo essere veloce, ma è che Cristo Gesù è il mio Salvatore. Ok, adesso. Io ok, ringrazio Dio perché ho vissuto fino a 4 anni fa sconsolata, perché sentivo di non avere un valore come persona, sentivo di non avere un'identità. Ma comunque ho sempre cercato Dio, facevo tantissime ricerche su internet, su libri, chiedevo alle persone le loro strategie anche per capire come loro parlavano con Dio, come loro dicevano, ah, ho sentito che Dio mi ha parlato, dicevo sì, ma come si fa per capire, come lo capisci? E in tutto questo tempo c'era sempre mia madre, che io per esempio quando andava male al lavoro, lei mi diceva, Rita, stai tranquilla, Gesù ha vinto il mondo. E io dicevo, che? Cioè, questo che cosa c'entra? E un'altra amica al lavoro mi diceva sempre, se chiedi,
se chiede a Dio le cose secondo la sua volontà, Dio te le dà. E queste cose erano troppo grandi per me. Dicevo, ma non capisco, non capisco, non capisco. Comunque continuavo sempre a cercare. E ringrazio Dio anche perché ha parlato il mio linguaggio in tutto quel tempo. E poi dopo io ho detto che va bene, ho capito che devo io cercare di parlare il linguaggio di Dio. E lui è stato molto misericordioso perché proprio in quel momento gli ho detto va bene, ti faccio conoscere il mio carattere. Un'altra amica al lavoro mi invitava sempre alla sua chiesa, sono andata lì e proprio il giorno che sono arrivata hanno cominciato una serie di prediche sul carattere di Dio, Dio onnipotente, il cuore di Dio. Quindi ringrazio molto Dio per questo, perché invece di avere un rapporto con Lui molto come lo facevo io, tipo ricerche con la ragione, Lui ha cambiato il mio cuore e adesso mi fa desiderare la sua volontà nella mia vita. Ciao a tutti, io mi chiamo Michelle, ho 29 anni e sono nata in una famiglia cattolica, ma non ho mai conosciuto di Dio. Andavo in chiesa, ma non era nulla rispetto a quello che conosco oggi. Ho conosciuto del Signore nel 2020, durante un periodo difficile. Difficile in realtà perché, al di là delle cose che accadevano intorno, avevo tutto, anche il Covid. Però dentro ero vuota. Ero vuota, avevo un sacco di insicurezza, e tante cose che in me non andavano, non ero felice. E, avevo un sacco di domande, cercavo la soluzione per tutte le cose che mi circondavano che non andavano bene. E un giorno in una mia ricerca disperata di capire che cosa dovevo fare, che cosa stava accadendo, trovai un video di una predica di un pastore su YouTube attraverso la quale Dio mi parlò. E mi disse che tutte le risposte, le soluzioni che io cercavo le avrei trovate in Lui, nella sua parola e nella Bibbia. E da quel giorno ho iniziato a interessarmi molto di più, a cercarlo molto di più, perché avevo sentito la sua parola ed era wow, era una cosa che solo me l'avevano raccontato fino a quel tempo. Non avevo una chiesa in cui congregarmi, e c'era il Covid, era tutto chiuso. E ho continuato a seguire questo ministero per tipo un anno finché ho iniziato a chiedere al Signore una chiesa e ho conosciuto Sabaoth grazie a mia mamma che mi ha regalato il concerto di Christine Declario e sono rimasta subito colpita dalla chiesa, ma ne avevo già visitate altre, ma chiedevo al Signore di avevo già fatto troppe scelte senza chiedere a Lui, volevo che fosse Lui a indirizzarmi su dove dovevo andare. Quella notte feci un sogno, sognai che una persona mi regalava un cappellino e nel mentre me lo dava mi disse leggi sotto. Io girai il cappellino e c'era scritto Sabaoth. E ecco perché oggi sono qui. Oggi sono qui soprattutto perché ho conosciuto realmente chi è Gesù e voglio servirlo con la mia vita. Ciao a tutti, sono Carolina, ho 29 anni e vengo da El Salvador. Sono stata cresciuta in una chiesa cattolica, non ho mai trovato la vera intimità con Dio. Sono passata l'incredulità per anni, fin quando dopo tante frustate, bacchettate, Dio ha inviato degli angeli, tre donne guerriere, di preghiera, digiuno e adorazione. Mi hanno fatto conoscere la Sabaoth e sono qui. Da allora Dio continua a toccare il mio cuore ogni volta, ogni domenica, e mi fa sempre piangere. Grazie. Io sono in tema con i colori, ma la mia testimonianza la darò in un altro momento. Facciamo un grande applauso. Allora, prima che andiamo lì nelle vasche a battezzarli, volevo dirvi che dopo che li abbiamo battezzati non andate via,
perché abbiamo ancora un messaggio per voi da parte di Dio, quindi adesso li festeggiamo e poi continuiamo, ok? Vi prego di scendere da questa parte in poi, da quella parte, e da questa parte in poi, da quella parte. Chiedo ai membri del team apostolico di aiutarci con i battesimi. Allora, José, è il tuo momento. Sono pronto. Ottimo. Quindi confermi davanti alla Chiesa, davanti a Dio e davanti al nemico di essere un discepolo di Cristo? Sempre. Di volerlo seguire e di volere seguire tutta l'ispirazione che c'è nella Bibbia? Sempre. Per questa tua confessione di fede che noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. José, ce l'abbiamo fatta! Sì. Hai fatto penare i tuoi genitori, ma ce l'abbiamo fatta, dai! Sì. Confessi tu di voler seguire Gesù come tuo Signore e Salvatore? Sì, sempre. Confessi di voler seguire tutto quello che c'è scritto nella sua parola, da ora e per sempre? Sì, sempre, per sempre. In base a questa dichiarazione di fede ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Metti la tua mano sulla Bibbia. Fa la tua promessa con la tua mano sulla Bibbia, Rita. Rita, sei felice di essere qui? Sei felice di dire davanti a tutti che sei un discepolo di Gesù Cristo? Quindi decidi di seguirlo con tutto il tuo cuore e secondo l'insegnamento della Bibbia? Per queste tue dichiarazioni pubbliche di fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eccoci. Stefano, sei felice di questo giorno? Sì. Sei felice della tua scelta? Sì. Confessi di voler seguire Gesù come Signore e Salvatore della tua vita? Sì. Dichiari oggi di voler seguire tutto quello che c'è scritto nella sua parola ora per sempre? Sì. In base a questa dichiarazione di fede noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Michelle, are you ready to follow Jesus? Yes, I'm ready. Fantastico, siamo tutti pronti. Sei pronto a seguirlo secondo l'insegnamento della Bibbia? Sì, sono pronto. In tutta la sua ispirazione? Sì. Bene, per queste tue confessioni pubbliche noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciro e Chiara, confessate oggi di voler seguire Gesù come Signore e Salvatore della vostra vita? Sì, sì, lo confesso.
Confessate oggi di voler seguire tutto ciò che c'è scritto nella sua parola, di lasciarvi alle spalle il vostro passato. Amen, sì. Sì. E in base a questa dichiarazione di fede, con tutta la Chiesa vi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eccoci Loris, è il tuo momento, la tua mano nella Bibbia, così tienila pure tu, ecco. Loris, rinunci al peccato? Sì. Vuoi seguire Gesù? Sì. Lo dichiari qui pubblicamente? Sì. Ecco, per questa tua confessione di fede pubblica, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi ricordo ancora la prima conversazione con Pri nel mio ufficio, lei mi guardava male, dico adesso questa mi picchia, ma non l'ha fatto e oggi è qui e per noi è una gioia Pri, siamo fieri insieme al cielo, proprio noi come famiglia Sabato siamo fieri e orgogliosi di te e di quello che stai facendo. E oggi insieme a tua sorella e alla tua famiglia ti chiediamo se vuoi seguire Gesù come Signore e Salvatore della tua vita. Sì. Se vuoi seguire tutto quello che c'è scritto nella sua parola. Sì. E in base a questa dichiarazione di fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carolina, sei qui con tutte le tue facoltà. Complettissime. E quindi decidi di seguire Gesù con tutto il tuo cuore? Con tutto il mio cuore per sempre. Seguendo tutti i suoi insegnamenti della Bibbia? Sì. Tutti? Tutti. Dalla Genesi all'Apocalisse? Tutti, tutti. Amen. Per questa tua dichiarazione di fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vai Carolina. Maria Vittoria, sei pronta per questo giorno di festa con la tua famiglia? Sì. Accetti Gesù come Signore e Salvatore della tua vita? Sì. Accetti di seguire i suoi principi, tutto quello che c'è scritto nella sua parola? Sì. E oggi insieme alla tua famiglia e alla Chiesa ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Davide e Tiziana, vi è stato detto nella buona e nella cattiva sorte, è vero? Sì. Ma in questo giorno io direi anche nel discepolato. Nel discepolato, amen. Siete felici di essere qui? Di più. Assolutamente sì. Decidete nelle piene facoltà di seguire Gesù e tutta la sua parola? Assolutamente sì. Sì. Per questa confessione all'unisono, noi vi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eccoci Giada, sei pronta per questo giorno? Sì. Accetti di voler seguire Gesù come Signore e Salvatore della tua vita? Sì.
accetti di seguire tutto quello che c'è scritto nella sua parola ora e sempre? Sì. In base a questa dichiarazione di fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grande applauso a questi coraggiosi che hanno scelto di seguire Gesù. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.